Ciao, grazie, grazie del tuo click che ha animato me e Gian Maria Testa, a cui do il benvenuto. Ciao, Gian grazie. Maria Testa è un nostro grande cantautore e io posso darle del tu? Sì, assolutamente sì. Io ti devo confessare, ti devo dare una brutta notizia, che sono diventata una tua fan recentemente. Dopo aver visto lo spettacolo 18.000 giorni a teatro, Il Pitone, con te e Giuseppe Battiston, scritto da Andrea Baiani, sono diventata una tua fan Ma io proprio. lì mi limito a cantare Beh, qualche scusa, aspetta un canzone. attimo, ha detto mi limito a cantare. No, nel senso che canto qualche canzone e faccio neanche la spalla, faccio come fosse il palo. Cioè, una specie di referente per Giuseppe che interpreta quest'uomo che a 50 anni viene licenziato e quindi perde non soltanto il suo sostentamento, ma anche la sua collocazione sociale, quindi c'è una disperazione aggiuntiva in tutto questo. E si rivolge al pubblico, ma soprattutto a me. E quindi questo faccio, lo ascolto e ogni tanto canto. Beh, meno male che canti perché le sue canzoni sono meravigliose. In onore di Gian Maria Testa, io ho levato Peggy Lee e ho messo 18.000 giorni, che è un tuo brano bellissimo, che dà anche il titolo allo spettacolo, e di quale dei tuoi 8 album fa Fa parte? parte dell'ultimo album che si chiama Vita mia. Ah, Vita mia è l'ultimo, sì. Sì, 18.000 giorni è la vita contata in giorni di un cinquantenne. Quando noi contiamo la vita in anni, abbiamo una visione metafisica della vita, perché l'anno è una cosa lunga, fatta di stagioni, insomma. Mentre invece di un giorno abbiamo esattamente la cognizione. Il giorno è lo spazio che sta fra un'alba e un tramonto, sappiamo quanto dura un giorno. Quindi 18.000 giorni sono meno di 50 anni, sono più corti, la riserva di giorni che abbiamo è piccola, così piccola che non possiamo permetterci di sprecarla oppure di dare modo a qualcuno di rubarcela. Questa è la O di considerazione. appesantircela O anche, di perché tante volte appesantircela. non ce la rubano, Sì, ma ce la ma ce la rendono rendono difficilmente vivibile. pesante, Certo. difficile. E Esattamente. dunque abbiamo detto che tu hai già composto 8 album, tu ti sei esibito all'Olimpiade di Parigi, sei un cantautore affermatissimo e celebratissimo all'estero, teatri sempre pieni, concerti. Proprio per il fatto che ti sei esibito all'Olimpiade di Parigi, che sei apprezzatissimo in Francia, ti hanno spesso paragonato, sto per dire la parola, paragonato a Paolo Conte. Ah sì, certo. Questo paragone ti piace? Ma siamo in Vieni realtà, più in qua perché sennò sì, esci dal quadratino. siamo molto diversi, Paolo Conte e io, siamo di due generazioni diverse, abbiamo due estrazioni sociali diverse. Paolo Conte è un avvocato, io sono figlio di contadini. Oltretutto sei anche ferroviere, Anche sei. ferroviere, sì. Detto questo, è vero che Paolo Conte ha un enorme merito, oltre a quello di aver scritto quello che ha scritto, ma anche di aver fatto conoscere fuori dall'Italia una canzone italiana diversa e di aver in qualche misura aperto una strada. E certamente io ho beneficiato di questa apertura fatta da Paolo Conte. Poi siamo tutti e due piemontesi e tutti e due abbiamo una voce grave. E quindi è normale che chi scrive, chi fa una critica di qualcuno che arriva nuovo sulla scena tende a cercare dei paragoni perché, ed è evidente che io somiglio di più a Paolo Conte che a Michael Jackson, su Ah, questo non ci sì, penso sono, anch'io. non Penso anch'io. sono dubbi. Sì. Però a me non solo non dispiace, ma mi onora. Non, il problema è non so quanto possa piacere o dispiacere a lui, che non conosco, Beh, poi sarà io lui. non lo conosco neanche io, però non credo che possa dispiacersi di un paragone così, perché sai. Le tue canzoni sono bellissime, sono poesia, musica meravigliosa, perché dovrebbe Ma dispiacersi? non lo so, Oltretutto mi viene in mente questa domanda. Ho fatto un calcolo sulla cartina piemontese che Asti e Cuneo distano 48 km di una fetida autostrada, pare molto sì, è incasinata. praticamente ancora inesistente, ma io per giunta adesso abito
non più a Cuneo, ma in provincia di Cuneo, abito ad Alba e quindi sono ancora più vicino. Dove ci sono i tartufi? Sì, esatto, ancora più vicino Mi domandavo, tipo, quella zona piemontese che produce artisti così importanti, che ha un'alchimia strana, cosa No, fate lì? no, guarda, sai cosa c'è? Credo sinceramente che la cosiddetta provincia abbia di suo una sufficiente tranquillità per lasciarti immaginare le cose. C'è silenzio C'è anche? silenzio, ma soprattutto non c'è tutto il baila. Adesso sono da una settimana a Roma, Per lo spettacolo con sì, Battiston, che è sì. meravigliosa, veramente meravigliosa, ma mi rendo conto che ti riempie talmente tanto gli occhi e anche dovunque guardi è bello guardare, che l'immaginazione non ha più bisogno di essere lì, è tutto già davanti. La provincia invece lascia questi spazi. E laddove c'è l'immaginazione, poi c'è anche la creatività. Questo non vuol dire che a Roma non si possa creare, Sì, perché certo, poi ci però si lì abitua a ci tutto, ma sono dei presupposti più. sì, c'è una, diciamo, una tranquillità maggiore, forse. Mi è venuto in mente mentre parlavamo, allora, Gian Maria Testa si è esibito all'Olimpiade di Parigi, mi immagino questa platea, questa. Qui l'ho chiamato, per essere intervistato qui a Ritorno di Fiamma, dove c'è una persona che ci sta guardando in questo momento. Che effetto ti fa così rivolgerti a una persona e Ah, ma non no, una folla? no, ma assolutamente perfetto, perché Paco Ibáñez, un mio amico cantautore catalano, mi ha detto una volta, lui è non solo un veterano, ma è anche veramente un maestro. È un po' come Atahualpa Yupanqui, come Roberto Murolo, insomma, sono questi Grandi, grandissimi, ecco, ok. Maestri proprio. questi maestri, sì. E mi ha detto, guarda, io penso sempre quando canto, dovunque sia, di cantare per l'ultimo, in fondo all'ultima fila, Che e canto meraviglia. solo per lui, perché non riesco a immaginare il pubblico, immagino delle persone, e quindi immaginando delle persone immagino tutte persone diverse, e in particolare mi devo concentrare su una persona, e credo che abbia ragione, e cerco di fare così anch'io, quindi penso che tu abbia ragione di fare così, di parlare a quello in Quella questo persona che in momento. questo momento ci sta guardando e a cui vorrei che tu promettessi di tornare poi per un altro video e cantare una canzone tua. Ah sì, ma questo è molto facile perché tu sei la persona più accogliente del Oh, mamma mondo. mia, Quindi sì, è va bene. una promessa assoluta. Oltretutto, un'altra cosa che mi veniva in mente è che io sono diventata tua fan recentemente, sono impazzita per la tua musica. Anche dopo aver letto una frase che tu hai detto a un concerto, dimmi se è vera, la leggo: vi prego, non urlate, non riesco a suonare così, non sono un urlatore. È Sì, vero che l'hai è detta? vero, sì, perché Che meraviglia! ma non è una, semplicemente non, io salgo sul palcoscenico perché questa è la condizione necessaria per far sentire al meglio quelli che vengono a sentire. E poi sono amplificato, illuminato. Ma questo è sufficiente, ed è sufficiente per quanto riguarda il pubblico manifestare il suo gradimento con degli applausi. Ma le manifestazioni troppo grandi, troppo esagerate, mi sembrano appunto un'esagerazione e io mi imbarazzo moltissimo, come di chi, essendo d'accordo con te per una cosa che tu esprimi, improvvisamente ti abbracciasse e ti baciasse. Ah, troppo. È troppo. Io dico una cosa, se siamo d'accordo, siamo contenti di essere d'accordo l'uno con l'altro, ma non è necessario di fare tutte queste Quindi ho fatto esplosioni. male a dirti che sono diventata una tua fan, No. che ascolto la tua musica, mi sono scaricata tutta la tua musica da iTunes, cioè Hai sono fatto bene a come tutti i scaricare neofiti, sì, intanto. io poi mi infiammo proprio, E beh, certo, mi nel tuo emoziono. nome ci sta la ragione, Ci sta del tuo nome, infiammare. nomen, Certo, annaggia. ma essere fan è troppo. Si può essere degli ascoltatori, Attenti. sì, Degli ma apprezzatori. essere fan è una cosa che si riserva veramente a delle eccezioni. Io non credo, non sono assolutamente un'eccezione. Sei modesto. Senti, abbiamo detto, hai anche detto tu, sottolineato, tu provieni da una famiglia di agricoltori, Sì. però ti hanno trasmesso comunque la passione per la musica. Quanto sono importanti gli incoraggiamenti familiari? Sono importanti soprattutto quelli che non vengono detti,
ma vengono vissuti. Per esempio, i miei, sia mia madre che mio padre, che per fortuna sono ancora vivi tutti e due, cantavano veramente benissimo. E cantavano, i primi ricordi che ho io di canto sono di mio padre e mia madre e dei fratelli e sorelle di mia madre, che cantavano ai matrimoni o in qualunque altra occasione di festa, si mettevano insieme e cantavano benissimo delle canzoni tradizionali piemontesi. E poi ho un ricordo invece molto nitido di una volta che avevo 6 anni, mi hanno ammesso alla corale della chiesa del paesino dove sono nato, e abbiamo imparato, e anche i miei cantavano in quella corale, abbiamo imparato l'Ave Verum di Mozart, e io, Però, che è in latino, io mamma mia. non capivo niente di quello che cantavo, ma mi faceva venire la pelle d'oca questo canto a quattro voci, meraviglioso, accompagnato da un armonium a pedali, meraviglioso. E lì C'è stata una scintilla dentro ho di capito la potenza evocativa del canto, anche quando non si capisce bene quello che il canto racconta. Che meraviglia. Tu hai Tre figli. tre figli, di cui uno piccolo, l'ho visto a Sì, teatro sì. l'altra sera, ma a lui la trasmetti questa passione perché la vivi, ma lui già suona qualche Sì, suona strumento? al violino, Ah, ha cominciato che violino bello. Come e si chiama? si chiama Nicola. Nicola. E credo che sia dotato. Speriamo che il suo essere così tanto portato per la musica non gli tolga la voglia di faticare, perché spesso chi è molto dotato fa fatica a faticare. Invece la musica, come qualunque altra cosa, richiede Come la necessariamente. recitazione, Esatto, come. richiede una Sì, fatica sì, sì. e dalla fatica poi vengono fuori delle meraviglie. Sì, a proposito di fatica, c'è una grande attrice che è Piera degli Esposti, che era l'altra sera a teatro a vedere 18.000 giorni il Pitone, che è una grande e che proprio col suo studio, lei mi dice sempre che proprio lo studio per un attore è fondamentale, la fatica Sì, di. lei non so, io da pubblico sono rimasto molto impressionato una volta che ho visto Piera leggere delle poesie, una specie di piccola storia di poesia femminile, da Saffo fino a Emily Dickinson. E lei ha faticato, credo, così tanto da far finta che invece non ci sia nessuna fatica dietro. Sì, è quella E la quella è la forza di chi ha sì, faticato veramente al massimo tanto. e rende le cose accessibili e quasi leggere. Senti, allora, con la promessa di averti ancora qui e ci canterai una canzone, adesso tu mi devi fare una domanda a me, te la dico io che mi devi domandare. Cara fiamma, qual è la mia canzone che tu preferisci? Dai, chiedimelo. No, invece ti chiedo un'altra cosa. No. Ti chiedo un'altra cosa. Sì. Posso? Sì, sbrigati perché siamo in timer pronto, qui siamo sotto il dominio del timer. Ah, è finito. Allora ti dico, Dimmela. la domanda è questa. Hai una voce che rimane. Sì. Come si fa? Lui me lo dice, lui. Io ti rispondo, la canzone tua che io preferisco è 18.000 giorni, ma anche te la diranno. Quindi preparati che una delle due la dovrai cantare. Sembri un politico, hai svicolato la domanda. Esatto, salutiamo. Ciao, Ciao. arrivederci.